la densità delle sostanze. L'esperienza permette di mettere in pratica alcuni metodi sperimentali per calcolare la densità di sostanze, siano esse solide, liquide o gassose. Gli strumenti a disposizione sono cilindri graduati, una beuta da 500 ml, matracci, una bilancia analitica, propipetta da 50 ml, carta argentata, celofan, una pinza di Mohr, una bacinella piena d'acqua con tubo in gomma e tappo per beuta, un dispenser di monete. Le sostanze e gli oggetti a disposizione sono monete di vario genere, soluzione di acido cloridico, olio d'oliva, succo di limone, aceto, bicarbonato di sodio in polvere. Densità di un gas. Di seguito vengono mostrati i passi da seguire per misurare la densità dell'anidride carbonica. Il gas sarà generato facendo reagire il bicarbonato di sodio con una soluzione di acido cloridrico 1 molare già pronta. Si mostrano i passi necessari per predisporre il sistema bacinella tubo in gomma cilindro graduato da 1000 ml. Grazie a questo sistema saremo in grado di misurare il volume di gas prodotto dalla reazione menzionata. Il cilindro graduato da 1000 ml viene riempito fino all'orlo con acqua. Trasciniamo un foglio di celofan sul cilindro graduato da 1000 ml. Rilasciandolo, il foglio viene posizionato sul cilindro, avvolgendo automaticamente l'apertura del cilindro. Posizioniamo ora, tramite trascinamento, la pinza di Mohr sulla parte centrale del tubo di gomma, in modo da evitare la successiva uscita dell'acqua. Trasciniamo ora il cilindro graduato da 1000 ml sulla bacinella. Rilasciandolo, il cilindro si posiziona correttamente capovolto nella bacinella. Ora è necessario preparare i reagenti da far reagire successivamente. La reazione avviene all'interno della beuta, chiusa con il tappo collegato al tubo di gomma, in modo da trasferire il gas generato all'interno del cilindro graduato posizionato nella bacinella. Il bicarbonato di sodio, primo reagente, viene raccolto all'interno di un foglio di carta argentata. Il foglio viene posizionato sulla bilancia e trascinando la bottiglietta di sale si versa una certa quantità di bicarbonato di sodio. La bilancia mostra il peso del foglio di carta argentata e del sale sopra di esso versato. Notare come il foglio di carta argentata, conclusa l'operazione di inserimento del sale, viene automaticamente accartocciato in modo da poter essere successivamente utilizzato. Il secondo reagente, soluzione di acido cloridrico, viene versato direttamente nella beuta. In conclusione, vengono fatti reagire i reagenti e presi i dati delle grandezze necessarie. Per avviare la reazione, si trascina il foglio di carta argentato all'interno della beuta. La reazione parte istantaneamente, per cui, al fine di minimizzare la perdita di gas, bisogna trascinare rapidamente la beuta contenente i reagenti sotto il proprio tappo. Posizionata la beuta, si sgancia la pinza di Mohr, trascinandola nella posizione iniziale, permettendo al gas generato di trasferirsi all'interno del cilindro graduato da 1000 ml. Terminata la reazione, è possibile sia misurare il volume di gas generato e trasferito all'interno del cilindro graduato da 1000 ml, sia il peso del sistema beuta dopo la reazione. I dati sperimentali vengono riportati in tabella e viene effettuato il calcolo della densità.